ti dice tutto di tutti. In collaborazione con... Pompei, la location ideale per coronare i propri sogni nelle cattedrali, nelle chiese, in dei percorsi anche storici, voglio dire. Oggi si inaugura proprio una fiera dedicata agli sposi, ma anche ai piccoli e alle comunioni. È la prima manifestazione programmata nella mia era ed è stato veramente già un piccolo grande passo avanti che abbiamo fatto, perché manifestazioni del genere non se ne hanno ancora svolte a Pompei. Questa è la prima, con l'augurio che ovviamente sarà da pioniere per altri successivi, ovviamente, perché comunque ci teniamo tanto. Proprio come amministrazione comunale va considerato il fatto che questa qua comunque è una manifestazione privata, non c'è stato l'intervento diretto dell'amministrazione, però l'amministrazione è propensa per altre cose future, certamente, ve l'ho detto. Questo è stato un piccolo trampolino di lancio che comunque ovviamente risulterà e sarà, perché da nostre indicazioni pure, da quello che stiamo già constatando stasera, è una grossa manifestazione. Si vede che tu sei un giocatore di basket. Come, da cosa l'hai intuito? Qualche metro in più. D'altronde per giocare ho avuto bisogno, per fortuna madre natura è stata gentile, magnanima. Poi questo brand Givova che vi accompagna nelle vittorie. Assolutamente sì, speriamo che Givova ci accompagni fino alla fine del campionato con tante vittorie come nostro main sponsor. Porta anche bene, perché oggi siamo all'apertura, all'opening di un expo dedicato alla comunione, ai nuovi sposi. Alla condivisione. No, sicuramente ci fa piacere essere qua e sostenere il nostro sponsor e vedere comunque che questa organizzazione è riuscita nel migliore dei modi, quindi ci fa molto piacere partecipare a questo evento. E questa location, vedi, white. Sì, bianco, bello. Bello, purezza, bello anche White Expo, mi piace anche molto il titolo di questa fiera. Simone. Il fascino di tagliare il nastro. Ah, e beh, una a grande responsabilità. Pompei meraviglioso, è stata qui il primo gennaio. Città internazionale. No, meraviglioso, mi sono innamorata di questo posto. È bella, bella, bella. È proprio il cuore, secondo me, è tutto molto, come posso dire, organizzato bene, non voglio dire pulito, tutti molto carini, tutti molto educati e questa cosa mi piace molto. Loro hanno nel loro DNA l'accoglienza. Eh sì, è vero. Milioni di pellegrini. È vero, è vero. Ma diciamo scavi. Che tutta la Campania, cioè questa zona, Napoli, tu sai quanto. Abbiamo capito, il fidanzato dovrà essere campano. Campano. Il ricevimento lo farai con Sant'Angelo, sì, Sant'Angelo Resort. Va bene, ci sto. Bene, allora. Ah, te lo dico, sarai il primo a cui lo dirò. Se dovessi venire, ne faremo un pezzo del Ma giorno. Il giorno, se mi dovessi sposare, mi fai l'intervista il giorno del mio matrimonio. Ovviamente prima e dopo. Mamma mia, guarda, allora mi voglio sposare. Possiamo. Tra poco. Gli ultimi ritocchi, perché tra poco si apre la magia della passerella, le luci, Ferdinand con la sua new collection e questo make-up che dà più luminosità al viso, ma anche la cura dei capelli. Quanto riguarda il make up, noi abbiamo comunque intensificato un trucco col viola, col prugna e con la palpebra mobile, colori più chiari, anche per dare un effetto più da sposa, che diciamo è un po' comunque un effetto un po' più nude rispetto al smokey ass che comunque è un colore molto più forte. Il mood invernale qual è?
Il mood invernale, diciamo, sarebbe colori molto terra, tipo il beige, il marroncino, un po' di prugna. E poi il rossetto andiamo un po' a giocarci sopra con un prugna un po' più carico, che a me piace tanto. Quest'anno va. Le spose invece estive, maggio, giugno, che tra poco arriva. Io amo i colori comunque caldi, il bronzo, il prugna, questo il beige comunque un po' setoso, questi colori comunque che danno raffinatezza alla sposa, eleganza, stile. Parlavamo di trucco, ma non trascuriamo sicuramente le acconciature. Sì, infatti, io sono Francesca Curci, facciamo parte tutti dello stesso equip Lello Curci, che è mio fratello, che siamo qua a via Duca d'Aosta a Pompei. Questo momento è assente perché fra poco io arriva. Vedo che te la cavi benissimo, hai dato delle acconciature bellissime, sì, a tutte le modelle. Diciamo che è una linea morbida, una classica sposa, e quindi hai visto, vedo anche delle onde, dei ricci. Sì, anche questa linea qua un po' morbida. Preferisci il moro, il biondo, il rosso? Allora, sulle pettinature diciamo che preferibilmente biondo, perché sul biondo si evidenzia di più l'acconciatura, più pulita, più... Adesso diciamo che anche se così è una cosa più veloce, però preferisco di più il biondo. E il capello, meglio lungo, meglio corto? No, con i capelli lunghi si può giocare di più su una pettinatura e tutto, mentre invece sui capelli corti uno bisogna adattarsi. Per questa sfilata cosa hai creato? Allora, per questa sfilata, con la collaborazione di Ferdinand, lo stilista, abbiamo creato una linea morbida che sta bene su tutti i tipi di vestiti che lui farà indossare alle modelle. Lui farà una doppia collezione, mi pare, cerimoniale e la sposa. Sì, quindi diciamo che noi di solito a ogni abito ci mettiamo la sua pettinatura. Questa mi pare che... volta raccolta, quindi invece con la sua collaborazione siamo riusciti a creare una cosa un po' morbida, non tanto preparata, ma che va bene su qualsiasi abito che le ragazze possono sfilare. Pochi minuti e la magia della passerella illumina il cuore delle nostre spose. Assolutamente sì, sai, poi il backstage è sempre il lato più interessante delle passerelle moda, innanzitutto perché conosci le modelle che sono strepitose, e poi perché questa sera debutta questo White Expo, quindi questo evento che è per la prima volta a Pompei, quindi insomma è anche un debutto. Siamo tutti emozionati, però la RS20 come al solito fa sempre centro, quindi non è, come dire, nuova ai grandi successi, soprattutto nel campo della moda. La collezione Ferdinand. Collezione Ferdinand debutta questa sera con delle novità incredibili, uno stilista tra i più acclamati in tutta Italia, e poi c'è Alfredo Mariani che è una garanzia, quando c'è Alfredo Mariani è una garanzia. C'è lui che tra poco aprirà questa kermesse, che giustamente lui sottolineava, la prima, che sarà foriera di altri eventi. Assolutamente, tu sai che ci sono già dei brand molto importanti riguardo alle fiere della moda, c'è già Ti Sposo che funziona assolutamente alla grande, ormai è veramente accreditata come una delle fiere più importanti, e abbiamo creato con la RS20 questa nuova creatura che è White Expo, quindi lunga vita White Expo. Lunga vita White Expo, e parte l'alta moda griffata. Ci siamo, Ferdinand.